grazie al nostro presidente Francesco Savengo, Unicef. Da crotonese mi sento orgoglioso di sentire tutte queste parole importanti per il nostro ambasciatore Michele Affidato, perché in realtà lo seguiamo non da poco, e Sanremo insieme a tutte le altre cose, mi rendo conto che lui si è fatto si è impreziosita, diciamo in apertura, di questo personaggio nostro crotonese che sentiamo ovviamente molto vicino e che ha dato una bella accelerata alla raccolta fondi Unicef. Senza dubbio ha dato un'ottima un ottimo scatto, ma per la verità io, come dicevo, Michele Affidato dovrà andare oltre la Calabria. Qua di Crotone, chi sono le persone che questa sera, illustri, che ci affiancheranno e che avranno dei riconoscimenti? Inizio a chiamare, passo prima la parola a te. Sì, grazie. Ma innanzitutto, ecco, veramente grazie al Presidente delle sue considerazioni, del mio carattere, di tutto quello che sta facendo l'Unicef della Regione Calabria. Sì, questa sera vogliamo riconoscere tre realtà che in questi anni si sono veramente prodigati ad aiutarci, a aiutare delle iniziative ma anche dei progetti con Unicef. E come diceva prima, una delle premiate sarà proprio Sua Eccellenza il Prefetto di Crotone, che ringrazio di vero cuore perché ci ha sempre accolto, abbiamo condiviso spesso, tante volte, e considerazioni verso Unicef ci è stata molto vicina. Proprio anche io, Eccellenza, vi auguro veramente ogni bene nel suo cammino, veramente di cuore grazie per quello che ha fatto per la città di Crotone. Un altro riconoscimento invece andrà lei nel Guglie di Crotone, un gruppo, ecco, di donne molto affiatate. Io gli voglio bene nell'anima a tutte, perché veramente fanno tanto per il nostro territorio, e quando ho chiesto loro di fare una raccolta fondi per Unicef non si sono tirati indietro. Hanno organizzato una serata a Galà dove hanno raccolto i fondi che sono serviti poi per realizzare questo parco giochi al Cara di Sant'Anna. Quindi veramente anche loro grazie di cuore per quello che fanno e quanto stanno facendo ancora. E poi anche per questo giardino, il comitato, io sono legato a questo comitato, che sono veramente delle ragazze eccezionali. Oggi mia moglie mi fece una bella cosa, che tutto quello che si fa su tutte donne, è vero. Lo stavo per dire, le quote rosa sono state nel campo della solidarietà, sicuramente sono state rispettate in questo caso. Un bel qui, ecco, veramente grazie di cuore al Comitato della Città di Cutro, ecco, veramente sono una grande forza, come diceva anche prima Sara, alle nostre istituzioni di stare attenti a queste realtà, a questi gruppi che si formano, perché oggi c'è bisogno di queste persone che portano cultura. Ecco, è importante questo veramente. Io tante volte mi trovo in determinate manifestazioni e vedo che c'è molta carenza, non c'è molta attenzione, vengono fatte giuste manifestazioni così per vivere il momento. Invece qua ci sono delle donne che vogliono costruire un futuro. Parlo del Comitato di Cutro perché veramente hanno fatto tante iniziative, perché questa sera saluto anche il sindaco della città di Cutro che è venuto a farci anche lì, ci hanno dato la sua presenza, per cui che tutto ben venga. Grazie a tutti voi. Invitando a salire sul palco Sua Eccellenza il prefetto di Crotone, la dottoressa Cosima Di Stani. È stata nominata ampiamente da tutti coloro che sono qui sul palco in varie occasioni. Allora, bello della diretta, stiamo prendendo, praticamente ci sarà un riconoscimento per il prefetto. Il presidente Savengo leggerà l'attestato di riconoscimento che viene consegnato al prefetto di Stato. Comitato Italiano per l'Unicef, a Sua Eccellenza il prefetto di Crotone, dottoressa Cosima Di Stani. Perché con grande dedizione istituzionale e sensibilità umanitaria ha reso fattiva l'accoglienza e la tutela dei minori stranieri non accompagnati in Calabria. Grazie veramente di cuore.
Nove, Presidente Samengo, grazie all'ambasciatore Abidato, grazie veramente di cuore. Questa mattina c'è stato lo scambio degli auguri di Natale con le autorità e con i cittadini. Nel corso della cerimonia ho sottolineato, e lo voglio ripetere, l'affetto grande che mi è stato rivolto dal popolo calabrese, ed è un affetto che io porterò con me per tutta la mia vita. Grazie veramente di cuore. Grazie a lei. Grazie ancora. Emozionatissima. Grazie ancora, presidente. Grazie. E poi inciso, questo riconoscimento in un momento che neanche ci aspettavamo, quello che il prefetto fosse stata mandata in un'altra direzione. Allora, l'altro riconoscimento viene consegnato al leader Will di Crotone, nominato ovviamente prima per quanto riguarda il Parco Giochi di Cara di Sant'Anna. Invitiamo a salire l'attuale presidente Maria Filistro assieme al past president Maria Teresa Romeo Biscitelli. Consegna il riconoscimento il presidente Samengo, che leggerà la motivazione. Il Comitato Italiano per l'UNICEF ringrazia Innerwil di Crotone, che nello scorso anno, attraverso un calato di beneficenza, ha raccolto la somma necessaria per l'acquisto di un barco gioco presso il CARA di Sant'Anna. Io veramente sono emozionatissima, anche perché non immaginavo di ricevere questo riconoscimento per la mia associazione, che mi onoro di rappresentare. Sono veramente felice, onorata soprattutto di riceverlo. Noi abbiamo realizzato questo progetto l'anno scorso e abbiamo dato il nostro contributo, però a questo punto vorrei ringraziare il maestro Affidato, che è anche un nostro socio onorario, quindi mi onoro veramente di ricevere anche questo riconoscimento. E sono davvero onorata di riceverlo, però devo dire che il merito va soprattutto alla Presidente, al Presidente, che lo ha realizzato insieme a noi. Noi abbiamo avuto solo la soddisfazione di partecipare e di crederci, perché dare a chi non ha, secondo me, la cosa più bella che ci possa essere, soprattutto ai bambini. Io vorrei soltanto dire che il merito non è personale, ma di tutte le socie dell'Innere, dell'attuale presidente, di tutte le socie che fanno parte del direttivo e di tutte quante. Perché l'Innerwil è presente da 23 anni, Crotone, che da sempre ha cercato di fare service rivolgendosi al territorio. L'anno scorso devo dire che l'occasione è stata magnifica, e soprattutto grazie al grandissimo sostegno dell'ambasciatore che mi ha affidato, dei rappresentanti dell'UNICEF locali, mi riferisco a Francesca Puccio e anche alla Donatella Intrieri, e a tutta la cittadinanza, perché vi sembrerà incredibile, ma noi abbiamo venduto 850 biglietti. Quindi questo significa che ovunque siamo andate, chiedendo un contributo e motivandolo, appena si sente parlare di bambini, Crotone apre le porte. E poi realizzare quella nave particolare, un parco giochi a forma di nave, cosa può significare? Può significare solo augurarci che la nave per loro non rappresenti più e soltanto degli amarissimi ricordi, ma possa essere un momento di letizia e di svago. A proposito poi delle associazioni femminili, io vi voglio veramente complimentare con le donne di Cutro. Io ho avuto il piacere di assistere alla rappresentazione a Napoli, dove c'erano gli autori proprio della stessa. E voi siete bravissimi, cioè non avete niente, non avete veramente niente da iniziare, voglio dire, allora siete eccezionali.
pensare che nelle nostre realtà, che si parla tanto di provincia tra le più, non sarei dire disgraziate o quasi, d'Italia, non è vero, perché noi sappiamo dare impulsi culturali come quello di stasera ad alti livelli e siamo soprattutto delle persone molto umane e questo ci fa molto molto onore. Grazie a tutti. Grazie a Carolina Wilk. Ed ora è stata citata varie volte, come presidente invitiamo il comitato Donne Città di Cutro, Sara Sarcone. Invitiamo tutto il comitato Donne di Cutro a salire sul palco insieme a Sara Sarcone. Sono state ampiamente nominate, ringraziate, abbiamo visto il prodotto del lavoro. Sentiamo il presidente. Comitato Italiano per l'Unice ringrazia il Comitato Donne Città di Cutro per la loro vicinanza da sempre alle iniziative Unice e per essere state le promotrici dello spettacolo Esmeralda alla Corte dei Miracoli dedicato ai bambini del Yemen. Sono molto emozionata, io la ringrazio per questo piccolo riconoscimento che ci, ovviamente ci inorgoglisce. Io voglio ringraziare Michele perché ormai da due anni che ci ha reso parte attiva della grande organizzazione UNICEF che fa tanto a livello internazionale. Sono contenta, sono anche molto emozionata perché ancora siamo in corso dello spettacolo, l'attenzione c'è. Però spero che stia andando tutto bene. Volevamo proprio dare questo tipo di messaggio attraverso l'arte e attraverso l'amore e la passione. Sicuramente il mondo può cambiare. Possiamo solo farlo ognuno per sé, nel senso nel proprio piccolo. Non possiamo pretendere di cambiare il mondo, ma migliorare il nostro orticello, quello che ci sta vicino. Da Cutro e da Crotone sicuramente sta partendo un bel messaggio. Grazie Michele, grazie Cristiano. Grazie a voi. A proposito di solidarietà, continuiamo diciamo, in questo nostro ringraziamento segnalando un'altra importante iniziativa di solidarietà. L'azienda Elegant dona all'associazione Autismo KR gli strumenti per la stanza sensoriale. Sul palco, sappiamo già, poi ne parleremo del district manager, il dottore Pino Brenna dell'associazione Autismo KR, se può salire. Sì, lo invitiamo a salire sul palco. Sì. Intanto buonasera a tutti e veramente un grazie di cuore per la vostra presenza. Siete voi che date stimolo a noi e ci rendete veramente orgogliosi di quello che facciamo. A nome di tutto il comitato, grazie a voi per essere qui presenti. Sì, ti faccio da valletta, Rosanna. Allora, è inutile dire insomma, che è un momento emozionante tanto per noi. In realtà doveva esserci qui il district manager di Enegan, il dottore Frescella, che purtroppo ha avuto insomma, un'intervista all'ultimo momento. Ci tenevano tanto e ci tenevamo tanto anche noi, perché questo pacco, che chiaramente è simbolico, è un pacco natalizio, ma in realtà non è solo natalizio, perché è per tutto l'anno e qui non ne sa qualcosa. Ai bambini di Autismo KR Enegan regala un inizio, no? Per l'allestimento della stanza sensoriale. È una stanza importantissima per i bambini che hanno problemi neurocognitivi. Noi purtroppo conosciamo il nostro malgrado, insomma, siamo diventati amici dell'associazione presieduta da Pino, siamo vicini a tante altre associazioni. Io ci tenevo a dire che in questo caso Autismo KR è un po' diciamo l'esempio di quello che tante associazioni fanno su questo territorio, purtroppo spesso per sopperire alla mancanza di servizi
che invece dovrebbero essere garantiti dal servizio pubblico, garantiti dalla sanità, garantiti in ogni senso. E invece purtroppo molto spesso i genitori o comunque chi è vicino a queste famiglie si deve organizzare per poter dare quello che manca a questi bambini. E noi abbiamo tenuto tantissimo ad avviare questa stanza sensoriale con dei piccoli strumenti che hanno però un valore economico insomma considerevole, che l'associazione in qualche modo non poteva acquistare. Abbiamo quindi chiesto ad uno sponsor dedicato che potesse fare questo per noi. Enel ci ha risposto alla grande e noi ne siamo veramente, veramente fieri. Sì, ecco, il regalo simbolico. Ho preso un po' di appunti, non perché non mi ricordi, ma perché non voglio sbagliare, perché sono cose importanti. E voglio dirvi chi è Enegan nel sociale. Enegan collabora con Triacorda Onlus, fondata nel 2012 da un gruppo di genitori con l'intento di creare a Lecce un ospedale sulla base del Maier, identico a quello del Maier. Nel 2015 Enegan, durante uno degli eventi proprio a Lecce, ha messo in atto un'importante raccolta di fondi destinati proprio all'istituto pediatrico. Ancora collabora con Save the Children, a sostegno di Save the Children, nella campagna Everyone per dire basta alla mortalità infantile, contribuendo a salvare la vita di migliaia di bambini in Mozambico. Inoltre sostiene la campagna Illuminiamo il futuro di Save the Children a supporto di quei bambini che in Italia vivono una povertà assoluta. Ancora aderisce al club impresa Maier, contribuendo all'acquisto di strumentazione medica innovativa per l'ospedale, così come ha fatto con noi collaborando all'acquisto, anzi donando proprio questi attrezzi per la sala sensoriale. E infine sostiene il progetto Un abbraccio per Dynamo Camp, che è il primo camp in Italia di terapia ricreativa che ospita gratuitamente bambini dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, sia in terapia attiva che nella fase post-ospedalizzazione. Ecco perché Enegan, attiva nel sociale, fa questo dono meraviglioso all'associazione Autismo KR. Grazie. Grazie. Io ringrazio naturalmente Enegan per il regalo che ci ha fatto e la camera sensoriale, per chi non lo sapesse, è uno strumento che serve ai bambini autistici o altri soggetti per poter naturalmente conoscere i propri sensi e naturalmente adeguarli a quelli che è la situazione ambientale, sia interna che esterna. È un piccolo passo naturalmente rispetto ad un mare che dovremmo attraversare. Io purtroppo non mi stancherò mai di dire che è la società civile che a volte si sostituisce alle istituzioni preposte, naturalmente non quelle locali ma quelle di rango insomma superiore, che dovrebbero essere un po' più vicini al tema. Grazie ancora. Grazie ancora. Noi ringraziamo un po' tutti quelli che sono gli attori protagonisti questa sera, dal nostro presidente UNICEF ovviamente Francesco Samengo, dal nostro ambasciatore Michele Affidati, il nostro maestro che ha fortemente voluto questo evento, sempre motore di iniziative bellissime. Al comitato Donne Città di Cutro sempre più presenti, grazie ancora Torbino Brenna, ricordiamolo Autismo KR, mi sa che possiamo tranquillamente continuare con lo spettacolo. Grazie a tutti ancora signori, grazie Presidente. Grazie a tutti e buona continuazione.